Maturità, numeri, emozioni e dubbi del primo grande esame della vita. Guardia di finanza all'Aquila per il 243esimo anniversario. Hacker e cybercriminali, cattivi dei moderni James Bond. Cosa sono gli esami di maturità? Prima di tutto sono numeri, con gli oltre 500.000 studenti impegnati a superarli, dei quali più di 26.000 stranieri nati in Italia. E con i 54 milioni di euro di spesa sostenuti dalle famiglie dei maturandi, 30 solo per le lezioni private. Ma gli esami di maturità non sono solo cifre, sono anche emozioni, ansie, paure, dubbi. Colonne sonore, vecchie e nuove, come Venditti ed Ed Sheeran. E il trascorrere della notte prima del fatidico giorno, insonne sul web o a festeggiare, per poi ritrovarsi la mattina davanti alle scuole a interrogarsi su quali saranno i temi e i quesiti delle prove scritte. Dai versicoli quasi ecologici di Giorgio Caproni al miracolo economico, passando per la robotica e il rapporto tra disastri e ricostruzione. Le tracce della maturità 2017 si sono concentrate su temi attuali ma di ampio respiro. Sviluppo, ambiente, rapporto tra lavoro e tecnologia, contrasto tra uomo e natura. Ho scelto l'analisi del testo perché era quella, diciamo, in cui mi sentivo più preparata anche il tema proposto. E poi niente, appena usciranno i risultati vedremo com'è finita. Per me la poesia è stata abbastanza semplice da analizzare, le domande anche fornite da guida erano semplici, chiare, e anche lo spunto per l'interpretazione personale, l'ultima domanda era abbastanza generale e sono riuscita a farla bene. Seconda prova tutta in discesa con Seneca e la ruota quadrata. Versione e problema originali ma di non impossibile soluzione. Bene, direi bene perché è uscito Seneca e nessuno se lo aspettava, ma comunque noi ci siamo esercitati tanto su Seneca quest'anno. Ho fatto il problema, non tutto, e 5 quesiti sono andati abbastanza bene. Il problema, diciamo che era abbastanza difficile, ho scelto il secondo perché il primo era abbastanza impensabile da fare. Io mi aspettavo fosse leggermente più facile almeno il problema, però purtroppo non sono state soddisfatte le mie richieste. Passato anche il quizzone, ora è tempo di orali. Consigli per affrontarli bene. È sicuramente di stare sereni, di considerare che ormai devono esprimere la loro maturità avendo a che fare con delle persone che sono disponibili all'ascolto, e quindi senza farsi prendere dal panico, esprimersi con semplicità ma senza aver paura di deconcentrarsi. E in bocca al lupo a tutti i maturandi. L'Aquila, piazza d'armi della caserma Vincenzo Giudice. E questo è il luogo scelto dalla Guardia di Finanza per celebrare il 243esimo anno di fondazione del Corpo. Ricordare per non dimenticare le vittime e gli eroi del terremoto che nel 2009 sconvolse l'Abruzzo e le scosse dello scorso anno nel centro Italia. Tragedie in cui si sono fatti valere gli uomini del Corpo esaltando i valori delle Fiamme Gialle, fratellanza, generosità e coraggio, aiutando la popolazione durante le fasi calde dell'emergenza, spalancando le porte della caserma fin dalle prime ore del tragico 6 aprile 2009 e diventando il centro nevralgico delle operazioni di soccorso. Ha sottolineato il comandante del Corpo, il generale Giorgio Toschi, nel discorso di saluto. Ricordare per non dimenticare. Anche per questo il capo dello Stato ha fregiato la bandiera di guerra del Corpo con la medaglia d'oro al valor civile. Il Presidente della Repubblica ha ricordato nel suo messaggio e con la sua presenza alla cerimonia insieme a molti ministri il ruolo imprescindibile delle Fiamme Gialle nell'impegno, nella difesa dei principi di giustizia e legalità, ha sottolineato il Presidente, tanto più significativi sul terreno della tutela della sicurezza economica e finanziaria del Paese, dei cittadini e delle imprese, base essenziale per ogni democrazia. Sul palco delle autorità sono saliti anche i finanzieri eroi del terremoto, premiati con una ricompensa al valor civile e con la promozione al grado superiore.
8 militari del corpo distintisi nelle operazioni di soccorso prestate a seguito del sisma dello scorso anno e in occasione degli eventi calamitosi di Rigopiano. È un riconoscimento che sinceramente non ci aspettavamo, però siamo molto orgogliosi di averlo ricevuto dal Presidente della Repubblica. Proprio in questa circostanza, la nostra festa del corpo, questa medaglia la voglio dedicare sia ai miei colleghi e agli altri soccorritori che hanno lavorato lì con noi a Rigopiano e anche ai familiari di quelle persone che purtroppo non ce l'hanno fatta. La celebrazione del 243° anno di fondazione è stata l'occasione per fare il bilancio delle attività dei finanzieri. In primis la lotta all'evasione. 3 miliardi e mezzo di euro. E la montagna di IVA non pagata da 3.700 evasori totali scovati dalle fiamme gialle in appena 5 mesi, con un aumento record del 300% rispetto allo scorso anno. La Guardia di Finanza, affermato nel suo discorso il ministro dell'Economia e delle Finanze Piercarlo Padoan, continua a rappresentare un presidio costante a garanzia dei valori di uguaglianza ed equità fiscale. Stanno aumentando gli evasori totali, completamente sconosciuti al fisco, che la Guardia di Finanza scopre. Ma lo scopre grazie all'attività di intelligence, di controllo del territorio, all'analisi delle banche dati e soprattutto grazie a una nuova strategia di contrasto all'evasione che insomma è stata inaugurata con la riforma fiscale del 2014, che affianca a un'azione di invito ai contribuenti a rispettare gli obblighi tributari, ad ravvedersi in caso di violazione, una azione determinata di controlli mirati e di indagini polizia giudiziaria molto spinte nei confronti della grande evasione, delle frodi organizzate e appunto del sommerso d'azienda. Nata come polizia doganale preposta alla vigilanza finanziaria dei confini, il corpo si è dapprima trasformato in polizia tributaria investigativa per divenire la Guardia di Finanza di oggi. Una duttile e moderna polizia economica e finanziaria, capace di affrontare e contrastare con un approccio trasversale i diversi scenari di illegalità e allo stesso tempo fortemente protesa verso il sociale, in mezzo alla gente per proteggerla e aiutarla. Mister Bond. James Bond. Lo smoking non è strettamente necessario. Gli inseguimenti in auto e le sparatorie a dir poco improbabili. I talenti più richiesti per lo 007 del futuro sono piuttosto una grande competenza specialistica e la capacità di stare al passo con i tempi di una minaccia che cambia di continuo. 007 è divertente al cinema, è suggestivo, ma ha poco a che fare col nostro lavoro, che non abbiamo nemmeno la licenza per uccidere, quindi insomma mi sembra che sarebbe un paragone inappropriato. Come diciamo spesso ai nostri giovani, l'adrenalina vera è quella intellettuale, quella culturale, quella delle sfide. Non che non ci siano incarichi bondistici, cioè che implicano una forte dose di pericolo in teatri complessi, ma il cuore dell'intelligence, il cuore delle sfide della contemporaneità si giocano altrove e richiedono molta capacità, formazione di base e formazione intellettuale. Il mestiere di agente segreto vuol dire interpretare un messaggio dell'ISIS per prevenire un attentato, decrittare una sequenza telematica per proteggere un'infrastruttura critica o una fonte strategica di energia, affinare le tecniche per garantire la sicurezza informatica e cibernetica nazionale. Alla scuola di formazione del SISR, Sistema di Informazione per la Sicurezza, un vero e proprio campus del comparto intelligence, si punta su giovani tecnicamente preparati, con un forte senso di responsabilità e di attaccamento alle istituzioni e che dimostrino passione nell'affrontare nuove sfide, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche culturale. Il cattivo oggi è un po' più complicato che al tempo di Bond. Nel mondo diviso con un muro era più facile da ciascuna parte del muro pensare di essere i buoni e gli altri cattivi, in una maniera anche abbastanza statica. Oggi la minaccia è volatile, è instabile, quello che oggi potrebbe essere un partner potrebbe diventare un competitor, il cattivo in senso stretto si muove volatilmente lungo interessi economici, è liquido, usa il cyber, quindi sono tanti i cattivi e proprio per questo se si dice minaccia liquida, liquido nel senso più importante del termine, cioè capace di corrispondere a queste minacce, deve essere anche l'operatore dell'intelligence.
La nuova intelligence italiana, figlia della riforma che esattamente 10 anni fa ridisegnò la fisionomia del comparto sicurezza, va alla ricerca di nuove professionalità anche in bacini diversi da quelli tradizionali delle forze armate e di polizia, ovvero le università e gli enti di ricerca. Non a caso, il direttore generale del DIS, Alessandro Panza, ha spesso sottolineato che il mondo universitario è un partner strategico per la sicurezza. La decisione di aprirsi all'esterno attraverso il sito istituzionale ha prodotto quasi 4.000 candidature inviate dai giovani italiani in cerca di un'esperienza professionale nuova e stimolante. Ma come si diventa agenti della nuova intelligence italiana? Come si entra? Attraverso una selezione molto severa, dove essere eccellenti in qualche settore è condizione necessaria ma non sufficiente. Bisogna avere anche passione, consapevolezza e senso delle istituzioni, altrimenti manca un punto importante. Abbiamo puntato sulla minaccia cyber, non a caso anche il governo ha dato delle indicazioni forti per i compiti attribuiti al DIS e per gli investimenti che sostengono questi compiti, quindi sicuramente il cyber è un settore su cui puntiamo molto. Ma essendo la minaccia economica, la minaccia al sistema economico nazionale non meno importante, professionisti nel campo economico sono molto importanti. Detto questo, poi cerchiamo giuristi, cerchiamo specialisti nell'energia, cerchiamo persone che siano preparate sulle lingue rare, cerchiamo psicologi. Di volta in volta è una misura, una dimensione di eccellenza quella che governa la scelta, l'individuazione e poi tutta la procedura di selezione delle persone che verranno a lavorare con noi. Gli 007 di domani, esploratori in grado di addentrarsi nella giungla delle nuove minacce. Ascoltiamo i più piccoli, nasce l'ebook Tutti diversi, tutti uguali. Federmanager Roma, formazione per sfida industria 4.0. È arrivata a Napoli da Taipei la torcia delle Universiadi. Ci possono essere bambini speciali con bisogni normali e viceversa. Bambini normali con bisogni speciali. Bambini tutti diversi, tutti uguali, ognuno con le proprie abilità che talvolta non si riesce a riconoscere e indirizzare al meglio. Per guidare operatori scolastici e pediatri, ma anche genitori nel difficile compito di capire fino in fondo lo sviluppo psicofisico unico dei più piccoli, nasce l'ebook Tutti diversi, tutti uguali, iniziativa di Leggere per crescere, il programma di responsabilità sociale di GSK, attivo dal 2001. Al centro del manuale un modello di prevenzione delle disabilità che parte dal cogliere tempestivamente eventuali difficoltà e bisogni educativi speciali dei più piccoli. Primo banco di prova, una sperimentazione sul territorio di Verona e provincia. In questa sperimentazione abbiamo coinvolto da un lato le scuole dell'infanzia, gli insegnanti, e li abbiamo formati proprio sulla osservazione dei bambini attraverso il modello ICFSI. Abbiamo coinvolto anche i pediatri del territorio, in quanto sono quegli interfacce naturali di quelle segnalazioni spontanee che talvolta vengono dalle famiglie o dalle scuole e dagli insegnanti. Con il modello si è avuto quasi come un terzo occhio, ci ha aiutato ad entrare in classe e quindi osservare quei comportamenti che magari non saremmo riusciti a leggere. Tutta la sfera neurocognitiva è una sfera che interessa sempre di più il bambino in senso di sviluppare dei problemi di patologia che possono essere più o meno gravi. Poter coadiuvarsi dell'aiuto della scuola attraverso la mediazione della famiglia stessa è uno strumento in più per capire precocemente se ci sono dei problemi e, una volta avvalorati questi problemi, mandare il bambino ai servizi specialistici per una definizione della diagnosi. La crescita serena e la salute di un bambino può passare anche da gesti apparentemente semplici, come la lettura ad alta voce. Un atto d'amore, ricordano gli esperti, che nasce da una relazione. Formazione, è questa la risposta di Federmanager Roma a Industria 4.0, che punta a riqualificare in maniera efficace i manager, acquisendo le skill necessarie in un'ottica di lifelong learning. Stiamo già facendo delle corsi di formazione, di certificazione dei manager, 300 manager con combi manager, li stiamo certificando su competenze digitali. Abbiamo individuato 4 figure professionali che serviranno nel futuro
insieme a Confindustria e le stiamo portando avanti perché perlomeno cerchiamo di anticipare quelli che possono essere delle professionalità che dovranno servire nei prossimi anni. Federmanager ha inoltre organizzato dei centri di indirizzo di ricerca in accordo con Confindustria Digitale. Noi abbiamo fornito a Confindustria Digitale, con la quale abbiamo fatto un accordo stretto di collaborazione, 200 profili, 200 curricula di nostri dirigenti pronti a essere inseriti in questi centri di competenza per cambiare la pelle alle nostre aziende. Industria 4.0 per Federmanager è dunque una grande opportunità. Abbiamo accettato benissimo questo piano Calenda, è chiaro che però ribadiamo che non vanno fatte investimenti solo in infrastrutture ma anche in risorse umane, anche perché queste tecnologie camminano con le risorse umane ed è importante anche per le aziende avere il manager che le porti al di fuori di quello che erano le loro caratteristiche. È arrivata a Napoli la torcia delle Universiadi di Taipei 2017, la cui forma quest'anno ricorda una canna di bambù e che annuncia la prossima edizione delle Universiadi del 2019. La torcia è stata accolta nella stazione marittima del porto di Napoli da una folta delegazione, composta dal presidente dell'Agenzia regionale Universiadi, Raimondo Pasquino, dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e dal prefetto di Napoli, Carmela Pagano. A Taipei si terrà la 29esima edizione della manifestazione dal 19 al 30 agosto. Napoli sarà la prossima città ad ospitarla. È un'opportunità enorme per la città, non solo per ospitare un grande evento nel luglio del 2019, di cui si parlerà da qui al 2019, ma anche l'occasione concreta di rimettere in ristrutturazione la gran parte degli impianti sportivi di Napoli. Napoli viene scelta perché è una città credibile e attrattiva, c'è la cooperazione istituzionale giusta per fare questo evento e siamo contenti perché il brand Napoli va sempre più forte. Le Universiadi saranno un'occasione non solo per Napoli ma per tutta la Campania, visto che saranno ospitati 15.000 atleti provenienti da 170 nazioni. Un momento simbolico molto significativo, un grande evento che abbiamo voluto promuovere come Regione Campania, Movimento Universitario. Ospiteremo 170 nazioni, 15.000 atleti e ovviamente immaginiamo di vivere questo evento come un'occasione per grandi iniziative di carattere culturale in direzione della pace e della solidarietà in un momento come questo e anche per avviare un grande movimento sportivo in tutta la regione, lavorando a recuperare impianti, vivibilità nei quartieri. Davvero credo una bella iniziativa. Al di là delle suggestioni, per Napoli e la Campania le Universiadi 2019 rappresentano un'occasione importantissima per gli impianti sportivi. Dovrà dimostrare di avere una classe dirigente capace di organizzare un evento internazionale e chissà, poi a seguire potrebbe venire pure l'Olimpiade. 58 impianti sono già stati monitorati e andranno ai lavori nei prossimi giorni. Cambiano le rotte del traffico del contrabbando e della contraffazione del tabacco, ma non solo. Ed il fisco italiano ci rimette più di 800 milioni l'anno. È il primo dato emerso nel corso della tavola rotonda organizzata a Reggio Calabria dalla Philip Morris Italia. Ma il panorama delineato durante la manifestazione è ben più inquietante di quello pur preoccupante che deriverebbe dal semplice danno fiscale. Con i soldi del contrabbando si sono preparati degli attacchi terroristici, questo è un dato di fatto e non mi risulta difficile pensare che comunque il connubio poi tra le varie mafie sia dietro l'angolo, quindi assolutamente è un problema sul quale bisogna tenere i riflettori accesi e gli occhi ben aperti. Continua ed efficace come sempre l'impegno delle Fiamme Gialle. Nel 2016 complessivamente la Guardia di Finanza ha sequestrato intorno ai 243 tonnellate di sigarette, 5 delle quali contraffatte. È un nuovo fenomeno ovviamente quello della contraffazione delle sigarette, per alcuni aspetti anche più pericoloso di quelle delle sigarette di contrabbando, perché le sigarette contraffatte ovviamente non sottostanno a degli standard minimi di sicurezza e quindi sono pericolosi per la salute del consumatore. Nel corso della manifestazione è stato ribadito che il fumo fa male e che va gestito seguendo regole e criteri fissati dalla legge. I tabaccai hanno un ruolo fondamentale in tal senso. Noi siamo una barriera di fronte all'accesso ai minori per l'acquisto del tabacco e anche per il gioco minorile. Infine l'apprezzamento e la soddisfazione per la manifestazione da parte del padrone di casa.
È importante si sia fatto qui e proprio per questo ringrazio la Philip Morris per averlo organizzato, perché rispetto a tutto il lavoro che già la Guardia di Finanza e le istituzioni stanno facendo, il fatto che se ne parli significa avviare un percorso anche di formazione, di informazione dell'opinione pubblica, un percorso culturale. Attività di laboratorio interattive operative per un totale di 70 ore distribuite su 10 giornate. Sono 50 gli studenti di terza dell'Istituto Gonzaga di Milano che hanno partecipato al progetto Z-Lab promosso dal gruppo Intesa San Paolo all'interno del programma Alternanza Scuola-Lavoro. Un progetto triennale per preparare i ragazzi al mondo del lavoro attraverso apprendimento e sperimentazione. Stefano Barrese è responsabile della Banca dei Territori di Intesa San Paolo. Siamo cimentati nell'alternanza scuola-lavoro perché crediamo fortemente in questa generazione e voler dare a loro uno spiraglio importante di accesso a quella che è la comprensione del mondo del lavoro, ben prima dell'università, in modo tale che questo possa essere oltremodo un valido strumento di selezione di quelle che sono poi le facoltà per coloro che decideranno di accedere al percorso universitario. Nel loro primo anno del progetto, gli studenti ospitati nelle strutture di Intesa San Paolo hanno realizzato progetti di lavoro come videospot pubblicitari, storytelling, articoli di comunicazione interna e campagne di marketing su una loro idea di impresa. Il programma, che continuerà anche nei prossimi due anni scolastici, potrebbe aspirare a diventare un modello per il mondo della scuola e dell'istruzione. Sicuramente è un tassello importante, auspico che possa essere preso in seria considerazione, anche legato all'estrema e positiva, io direi, ricezione da parte degli studenti, perché io penso che gli studenti in questo coinvolgimento compiuto si sentano realizzati.